La petologia, ossia origine, utilità e necessità delle corregge. Capriccio poetico diviso in tre canti per chi vuole ridere tre volte. Alla barba di tutti gli albanacchi. Canto primo. Sia pur estro, ovver pazzia, di cantare fantasia e lodar con rozzi carmi, poiché sento stimolarmi e la testa mi verseggia, che credete la corregge? Riverente a te m'inchino, gran maestro serpetino, ch'io da te ripeto la teorica del peto, e di più da te lo intesi col bemolle e col diesi. Tante volte l'ho aspirato che alla fin m'ha già ispirato, l'ho sentito uscir dall'ano sottir voce da soprano, a cui dava più risalto la unione del contralto, ora in mi, ora in la, ora in tono di befa. Quante volte, oh che contento, mi è sembrato uno strumento, per esempio una mandola, un arpeggio di viola, d'oboe, d'organo o clarino, contrabbasso e violino, poi fiscorno e tamburino, poi gran cassa e cembalino, e poi timpani e spinetta, fisarmonica e trombetta, poi fagotto e infin cornetta. Oh, che musica perfetta! Però quel che più ti onora è, sia detto alla buona ora, che al sentire un tuo gran peto, un tenore di loreto, sì bel trillo v'imparò, che in più luoghi lo cantò e gli fecero accoglienze a Roma, Napoli e Firenze. N'ebbe applausi anche a Milano, tutto in merito dell'anno. L'Accademia di Bologna, senza tema di vergogna, al tenore avventurato diè sul punto il principato, perché pose in tono umano il cantar di un deretano. Io sapeva il tuo gran merito, ma che avessi il tuo preterito così esperto a spetezzare, chi il poteva immaginare? Nemmen so se sia mai stato il tuo culo a dottorato, ma se mai non l'abbia avuta, ogni laurea gli è dovuta, e ai dottori stando a costo, debbe aversi il primo posto. Ma che dissi, o musa mia, troppo in là sei ta via, torna a bomba e assisa in seggia parla sol della correggia. Dunque, o mio lettor discreto, devi in pria saper che il peto da quel tanto che ne abbiamo ebbe origine da Adamo, il qual spesso ne faceva perché anch'esso il cul aveva. Questa solida ragione non dà luogo ad obiezione, oltre a ciò che scrisse un rabbino di un ingegno sopraffino, con il qual discorsi un giorno nella scuola di Livorno, che una volta d'improvviso nel terrestre paradiso Eva incauta si turbò per un peto che sparò. Il marito semplicetto, senza il debito rispetto, prima ancor che il povero uomo inghiottisse il fatal pomo, e un rabbino di Senigallia, d'alto credito e di vaglia, mi provò che sempre il mondo di corregge fu fecondo, che i pontefici e i monarchi, i leviti e i patriarchi, un Abramo ed un Noè, un Giacobbe ed un Mosè, e persone d'ogni stato hanno sempre scorreggiato. Più mi disse che anche Aronne, in presenza delle donne, fosser vecchie o fosser putte, fosser belle o fosser brutte, senza mai diventar rosso, scorreggiava a più non posso. E allor sol gli dispiaceva se vestite le faceva, pien di garbo e colmo destro, Serpetino il gran maestro questi ed altri avvenimenti raccontava ai suoi studenti. Ed infin d'ogni racconto la correggia aveva impronto, che con grazia singolare gli servia d'intercalare. Mi sovvien che un altro giorno, mentre a lui stavam d'intorno, con un lepido sermone tirò giù questa lezione: dobbiam creder con ragione che Davide e Salomone scorreggiato anch'essi avranno molte volte dentro all'anno,
altrimenti sarien stati senza cul da Dio creati. Sul gli scribi e i farisei, trista gente fra gli ebrei, per decoro del lor posto scorreggiavan di nascosto e tiravan i loro peti ad agino e cheti cheti. L'offa allora era chiamata quella oretta profumata, cui preclusa era la via dalla iniqua ipocrisia, soffocata, ritenuta senza voce, umile e muta, con finissimo artificio tra le brache e l'orificio. Ma però se soli stavano, così forte scorreggiavano, che pareva quel lor botto un cannon da 48. Bene sta, non è mai stato presso gli uomini un peccato, l'aver culo assai sonoro, ben loquace, ben canoro, che, se spara la fortezza, non è segno d'allegrezza? Quando il cul fa dunque sparo, chi lo critica è somaro, perché ancora in teologia è virtù l'eutrapelia, onde spregiasi a ragione la comune indiscrezione, e nessuno dopo il flato vuol sentirsi titolato con il nome di animale, porco, ciuco o bestia uguale. Sol per tema di tali scherni tutti i vecchi ed i moderni, bigottoni e colli torti, stanno cauti e sempre accorti, scorreggiando pianamente, così che nessun li sente. Porta un vecchio manoscritto che il potente re d'Egitto, faraon più allegro stava, quando meglio spetezzava. Ed io son, dicea spessissimo, al mio culo obbligatissimo, e senza essere un maledico, io lo stimo più del medico. Perché dopo scorreggiato io mi sento ricreato, da un gran peso alleviato, da un impaccio liberato, si ha da certa pergamena che si legge appena appena, come il grande Marco Agrippa, dal più fiero mal di trippa, sul momento risanò perché appunto scorreggiò. 100 peti fe in mezz'ora e ne avria più fatti ancora, ma dal medico avvertito che dal male era guarito, per un segno di allegria ne fa 30 in batteria ed infin tirò un sparo come un colpo di mortaro nell'istorico Svetonio. Trovò un altro testimonio. Egli scrive che Tiberio, scorreggiando serio serio, dicea dopo scorreggiato alla barba del senato, e quei saggi senatori, accettando i bei favori dai loro seggi in lieta faccia, rispondean buon pro ti faccia. Forse alcun di quei signori più severi barbassori, per mostrarsene avversario, avrà detto anche il contrario. Per esempio, un pal di forno, un trivello, un chiodo, un corno, un rovente catenaccio, alla stalla il gran porcaccio. Ma tai detti non si udivano e al di fuori tutti applaudivano. Se la cronaca non falla, Marco Aurelio Caracalla si trovan a mal partito, da una colica assalito, e divento avean pieno pieno anche l'illon il duodeno. Ma in tre peti che tirò, tosto il mal gli si passò, tanto più che accompagnato uscì il vento radunato. Quindi alcun da lì in appresso lo chiamò per quel successo. In secreta sua favella, Marco Aurelio Cacarella. Poi col tempo fu alterato questo nome, oh che peccato, e da ella uscendo in alla
fu appellato Caracalla. Tutti osservano i cronisti, gli archivisti e i latinisti. Presso Tacito si legge che tirava assai corregge. Anche Seneca il morale, nel palazzo imperiale, quando dava lezione al discepolo Nerone. E fu appunto di mattina che, listando anche Agrippina, si mostrò molto turbata nel sentire una sparata. Ma quel savio allor si alzò e d'alcun così parlò: la correggia, o maestà, essa è un vento, come sa, ma peraltro è un certo vento che si aduna in un momento nelle viscere di ognuno e con impeto importuno apre a forza di elaterio il canal di mesenterio. Le castagne ed i fagiuoli, ceci, fave e ravigiuoli, e cipolle, cedri, uoli, spesso imbrattano i lenzuoli, perché il vento d'ordinario non mai sbuca solitario. Se tal cibo si è mangiato, ma vuol esser corteggiato, se mi è lecito io direi dai suoi fidi Mardochei, che in livrea color ponso fan parata di bontò, dispensando a quando, diffondendo, prodigando i sigilli, i pasticcioni, le medaglie, i tortiglioni, i cilindrici suoi doni a camice ed a calzoni. Che se poi fatta ogni prova per uscir la via non trova, fa sentir acerbe pene a chi dentro lo ritiene. Guai se il vento trova impaccio, guai chi alcun tiene un turaccio. Infelice Tapinello crepar sente il suo budello e con fiero aspro dolore si contorce e al fin si muore. Ah, gridiam, signori miei, lux eterna lucetei, dico il vero, io non adulo, sei fu martire del culo. Noi del cul facciam trombetta per quell'alma benedetta. Tal culistrica elegia lo conforti e così sia. Egli è dunque il tafanario vantaggioso e necessario, e perciò con summa cura ce lo ha fatto la natura, con mirabile struttura, semisferica figura. Fibrinoso, arrotondato, naticuto, levigato, con in mezzo una sezione semigliante ad un vallone, a ciò il vento avesse ancora il suo uscio a venir fuora. Lo sa ognun, né il contraddico, che il naso è un po' nemico, a cui lascia uscendo fuori non so quai piccanti odori. Pure il naso, con sua pace, il profumo soffre e tace, e in mancanza di soccorso al tabacco fa ricorso, e ad espeller quel tanfino vi surroga un odorino. Né finora il culo è stato mai dal naso incriminato, come ognuno può sapere da qualunque cancelliere, che sarebbe una follia, un'enorme tirannia, porre un freno e metter legge al canal delle corregge. Fin qui Seneca parlò, e il suo dir così quietò. L'Agrippina imperatrice che esclamò: son or felice, che potrò quando mi pare e dovunque scorreggiare. E poi, stata un po' pensosa, volle fare un'altra cosa, degna proprio di regina della gran razza latina, e che fece o può far bacco? Io mi sento alquanto stracco. Riposiamo un pochettino e, bevuto un centellino, vel dirò più chiaramente nel capitolo seguente.